Alisson voto 6. Sul gol preso cade rovinosamente addosso a Manolas, anche se la colpa sembra più del difensore che del portiere. Nel primo tempo salva più volte con interventi prodigiosi, segno quantomeno di una buona condizione atletica. Manolas voto 4. La peggiore partita in assoluto del difensore greco in tutta la sua carriera. Disattento, presuntuoso, con un'area di sufficienza ai limiti dell'irritante. Causa il gol del pareggio e rischia più volte di regalare il rigore agli avversari. Forse con la mente è già altrove? Rudiger voto 6. L'unico che si salva di un reparto in netta difficoltà, che all'improvviso sembra aver perso completamente la bussola della partita. Non compie errori particolari e salva tutto il salvabile. Almeno lui si può dire che ci ha provato. Juan Jesus voto 5,5. Non fa certo disastri clamorosi nel primo tempo, ma non dà assolutamente la sicurezza necessaria. Sbaglia troppi passaggi in fase di impostazione e si fa prendere spesso in velocità dai propri avversari. Forse troppo appesantito. Bruno Perez voto 5. Spinge con troppa fatica e disorganizzazione. In zona offensiva sbaglia spesso la potenza del cross e in zona difensiva non è certamente tra i migliori. Ciononostante non è il peggiore, il che è un tutto dire. Paredes voto 5. Se il Cesena ha attaccato con veemenza per tutta la partita, la colpa è sia della difesa ma soprattutto del centrocampo, rimasto fin troppo isolato e immobile in ogni fase della partita. L'argentino in particolare ha la grande occasione di prendersi le redini del centrocampo, ma la fallisce miseramente. Strootman voto 5. Come Paredes appare tra i più lenti e disattenti di tutta la gara, sbaglia molti interventi e i suoi palloni non sempre sono precisi per i propri compagni, la brutta copia del Kevin che siamo abituati a vedere. Mario Rui voto 4,5. Non voglio crocifiggerlo troppo dopo sole due presenze stagionali, ma guardando la prestazione di oggi mi viene da pensare se sia stato giusto il suo acquisto come titolare sulla fascia. Sbaglia praticamente qualsiasi cosa, dal cross più elementare al passaggio più ravvicinato, dimostrando di essere ben lontano dal roccioso terzino visto in terra empolese. Aspettiamo miglioramenti. Perotti voto 5,5. Difficile giudicare la sua partita visto che di spunti interessanti non se ne conta nemmeno uno. Non gli do un'insufficienza grave perché è rimasto poco in campo, ma comunque mi aspettavo un contributo sicuramente maggiore. El-Shaarawy voto 5,5. Per gran parte della partita è un fantasma in campo, non crea nulla in zona offensiva ed è uno dei più imprecisi del reparto avanzato. Nel secondo tempo migliora leggermente e fornisce l'assist per il gol di Dzeko, unico sussulto di una partita spenta e anomala. Totti voto 6. Segna abilmente il rigore della vittoria, anche se per tutto il tempo sbagliano infinità di lanci per i compagni offensivi. Certo che se bisogna affidarsi ancora a lui dopo tutto questo tempo, vuol dire che qualcosa nell'ambiente non gira per il verso giusto. Dzeko voto 6. Sbaglia un gol davanti al portiere, salvo poi riscattarsi qualche minuto dopo con il sinistro ravvicinato dell'1-0. Per il resto ha ben poche occasioni per mettersi in mostra, vista la pessima prestazione degli esterni e dell'intero centrocampo. Nainggolan voto 6,5. Dal suo ingresso in poi la squadra cresce discretamente e propone un gioco più veloce ed aggressivo, segno di una dipendenza dal belga veramente esagerata. Suo l'assist per El-Shaarawy che porterà poi al gol dell'1-0. Mister Spalletti voto 6. La colpa della prestazione in sé non può essere data al nostro mister, che a parte qualche giocatore ha schierato anche oggi una formazione con tanti titolari e poche riserve. Questa volta però la squadra non lo ascolta e gioca per tutto il tempo con una sufficienza insopportabile, come se avessimo già vinto tutto e in realtà ancora non abbiamo vinto assolutamente niente. Alla fine il voto che ho deciso di dare alla squadra è un 5 che è così basso soltanto grazie al passaggio del turno, anche se io avrei voluto dare un 4,5 se non un 4 pieno, perché ci siamo veramente coperti di ridicolo contro la terzultima squadra di Serie B che, con tutto il rispetto, l'ho detto anche nella recensione,
sono venuti qua per fare la loro partita, ma una squadra come la Roma, seconda in classifica e che ancora ha tutte le carte in regola per comunque lottare nelle zone alte, non può farsi dominare per tratti della partita da queste squadre. Una squadra come la Roma deve essere forte, non dico che deve sempre vincere 5-0 contro queste squadre, ma perlomeno imporre il proprio gioco, cosa che in questa partita non è assolutamente avvenuta. Abbiamo vinto con un rigore all'ultimo secondo, ma non è certo questo il modo di vincere e convincere nelle partite che contano. Questa è una partita contro un avversario scarso tecnicamente, ma che comunque era molto importante, e noi l'abbiamo sottovalutata e presa sotto gamba. Ci è andata bene, ma non potrà andarci sempre così. Bene ragazzi, questo era il mio pagellone personale di Roma Cesena 2-1. Fatemi sapere nei commenti quali voti avreste scelto voi e ovviamente se siete d'accordo con i miei. Ci vediamo domani per un video che voglio fare in seguito alle ultime recensioni, perché voglio spiegarvi molto bene il mio pensiero sulla Roma attuale e in generale sulla situazione del calcio italiano. Un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi.